Allora, questa è la seconda volta che leggo un libro della Nettel per voi. Questo si intitola Il corpo in cui sono nata e devo dire che il suo stile è molto riconoscibile, ha una asciuttezza quasi giornalistica nel raccontare in realtà sempre cose molto tumultuose. E molto nel primo libro anche molto difficili da affrontare, nel primo libro che ho letto, La figlia unica. Però è come se avesse un rigore, una precisione, come se diciamo, se raggiungesse l'obiettivo di ciò che vuole raccontare senza cedere mai ad alcunché di barocco nello stile proprio. È come se rifuggisse tutte quelle tentazioni seduttive, proprio perché tentazioni di, come dire, strizzare l'occhio al sentimentalismo, laddove invece ci sarebbero tantissime, ghiottissime occasioni per farlo, no? E questo fa sì che il racconto proceda in maniera talvolta anche a singhiozzi, come si aprono e si chiudono dei piccoli quadri che a volte sembrano asciutti, quasi freddi. Ma nella successione questa cosa invece assume un altro peso e diventa, cioè ti ritrovi immerso in questa storia ed emotivamente coinvolto, ma in un modo appunto inusuale, che a me per esempio piace molto perché non ha bisogno di, non prende per mano il lettore e ti porta dentro la sua storia, è come se ti dicesse questa è la storia, è così. E basta. Però non è freddo, sembra, all'inizio può sembrarlo, ma non lo è. E anche le cose più terribili che vengono raccontate hanno sempre comunque uno stupendo fondo di ironia, per cui non si sa mai esattamente qual è il suo pensiero, il suo giudizio rispetto alle cose, è come se il dubbio fosse il dubbio sull'interpretazione, che è un tema di questo libro, fosse sempre la cifra attraverso la quale leggere la realtà. A volte per cercare di assecondare l'idea che io ho dell'ascoltatore tipo, ho cercato di come dire, trasferire un pochino più di calore di quello che suggeriva esclusivamente il testo, ma appunto, c'è questa ironia che è una cifra che mi trova sempre molto d'accordo quando la trovo, sono sempre felice di poter, cioè si presta a non chiudere le frasi e lasciarle aperte anche se ci sono dei punti, si presta alla modalità flusso di coscienza, no? Che non è rotonda, non chiude tutto, no? Non è tutto un cerchietto dietro l'altro. E rappresenta per la Nettel un luogo di battaglia. C'è anche nell'epigrafe, lei stessa parla di questa cosa alla fine del libro, citandosi. Lei ha un difetto, nasce con una cataratta, una cosa un po' complicata da descrivere, che io adesso non so, ma molto ben spiegata nel libro, per cui sostanzialmente, deve fare un'operazione molto complicata a un certo punto della sua vita, per ripristinare l'uso di un occhio. Diversamente avrà uno strabismo che l'accompagnerà a lungo nella sua vita e che l'accompagna negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza che vengono raccontati, ricordati nel libro, e potrebbe anche perdere l'uso di quest'occhio. Quindi diciamo è una questione enorme. E lei racconta nel libro tutto il processo che la porta da conoscere di avere conoscere questo difetto, affrontarlo, fare delle cure, a capire che a un certo punto questo percorso è stato forse anche inutile e che quindi deve accettarsi per quello che è e basta, senza sperare in qualcosa d'altro. Il corpo è anche il luogo, ovviamente, come dicono più o meno tutti, dell'esperienza, no? Prima ancora dell'anima, no? Diciamo è l'unico
posto possibile, in realtà. E lei, forse anche grazie alla crudezza della sua lingua, esprime molto bene questa cosa, senza essere mai... Una cosa molto bella sua che non è didascalica, non è didascalica, e quindi che il corpo è così importante, lo capisci dalla asciuttezza con cui parla dei sentimenti. E quando la scrittura è così dritta, in certo senso è classica, quindi non strizza l'occhio a nessuno, dunque è semplicemente pulita, può piacere a chiunque. Non è chiaramente qualcosa, no? È una bella scrittura, dritta e pulita e limpida, efficace, tagliente.